Si è tenuto a Torino il quarto meeting del progetto europeo LUMAT per l'attuazione dell'uso sostenibile del suolo nella gestione ambientale integrata delle aree urbane funzionali. Il progetto fa parte del programma Interreg Central Europe. Che cos'è LUMAT? Ce lo spiega la coordinatrice del progetto. Strengthening of environmental management and together with the land use planning. Sono la coordinatrice del progetto LUMAT, finanziato attraverso il programma europeo Central Europe. È un progetto ampio che coinvolge 13 partner provenienti da 7 paesi. Il progetto ha come obiettivo rafforzare la gestione dell'ambiente nel contesto della pianificazione del territorio, così da rendere le città dell'Europa centrale luoghi maggiormente vivibili. Perciò il nostro obiettivo è quello di realizzare infrastrutture verdi nelle aree pilota che sono state selezionate per il nostro progetto in 7 paesi. Durante l'incontro qui a Torino abbiamo visitato il sito di Chieri, dove verranno intraprese alcune attività. Il progetto ha durata di 3 anni e noi siamo fiduciosi di avere successo nel migliorare la qualità della vita dei paesi centroeuropei. Il progetto coinvolge Italia, Slovenia, Polonia, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Germania. In Italia sono 2 i partner che aderiscono a LUMAT. Per il lato italiano questo progetto vede la partecipazione della città metropolitana di Torino e dal punto di vista tecnico SITI, l'Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione, il quale supporta da un lato la città metropolitana nell'individuazione del piano d'azione e dell'azione pilota, mentre dal punto di vista tecnico l'Istituto sviluppa uno strumento di supporto alle decisioni online che verrà utilizzato dai vari partner per la pianificazione, la gestione e il coinvolgimento della popolazione nello sviluppo di queste aree.